Ecco, vuoi dire intanto il tuo nome? Allora, io sono Antonio Gigioli, ho 53 anni, vivo a Bussarsizio, in provincia di Varese, e sono insegnante in scuola media di educazione musicale. Precedentemente ho collaborato per 20 anni con il Teatro La Scala, l'Orchestra Filarmonica della Scala, nonché le principali orchestre, le principali istituzioni italiane e anche alcune estere. Sono violoncellista, Bene. musica classica, poi mi diverto anche con la musica jazz, con il pianoforte. Bene. Ecco, poi tu mi dicevi, no, che hai conosciuto il mio canale, dicevi 2 anni fa, è così? Sì, ho conosciuto il tuo canale perché appunto ho sempre avuto un interesse culturale piuttosto basso, un orizzonte culturale. Ho cercato di fare una mia ricerca personale e sono approdato al tuo canale, seguendo le tue letture, le tue esegesi, vorrei dire. Quindi mi sono appassionato molto e questo è stato un grande aiuto nel mio periodo di sofferenza. La mia sofferenza era dovuta al fatto che mio padre era malato terminale, purtroppo. E tu hai Mi sono assistito tuo aggrappato padre? con tutto me stesso a queste letture. E tu hai assistito tuo padre, insomma, in tutta questa fase terminale, no? Sì, io l'ho seguito passo dopo passo in questo Ok. calvario, in questo vero calvario. Tanto per sapere qualcosa di te, tu hai una compagna, mi dicevi, no? Sì, io ho una fidanzata Non hai che, figli? permettendo, a febbraio mi sposerò. Per me è Comunque, particolarmente importante perché io ho una storia sentimentale praticamente nulla da un punto di vista pratico, diciamo, Ok. usiamo questa brutta parola, perché non ho mai trovato un amore in cui potessi esprimere tutto me stesso, potessi raggiungere una completezza che con Quindi l'amore insomma, mi sembrava un po' un sogno adolescenziale. bene, quindi non hai figli, no? E vivevi solo, insomma, fino a poco tempo fa, no? Vivevi solo? Fino a Fino a un un anno anno fa. fa in cui conosci Francesca, che oltretutto è Ok. un'insegnante di lettere, tra l'altro è stata poi una studiosa di livello, non voglio Poi tu. esagerare, ma di livello mondiale, Montale e tanti altri autori, Bene. è una persona però altrettanto umile quanto grande. Bene. Tu sei sempre stato bene. Non hai mai avuto malattie importanti in passato, no? No, Hai io non ho alcuna 53 anni patologia e. che mi pregressa, al di là di una lieve, lievissima ipertensione, per cui assumevo una dose assolutamente irrilevante di Quindi antipertensivi. eri fino a poco fa, insomma, prima di quello che ti è capitato, eri una persona sana di 53 anni, no? Ah, questo lo dobbiamo chiarire perché, insomma, c'è un qualcosa che circola nell'aria, per cui sembra che il Covid interessi soltanto le persone vecchie già malate, insomma, invece tu non sei né una persona vecchia né una persona che era ammalata prima di avere questa avventura, no? È No, così? assolutamente, io sono sempre stato sanissimo, non ho alcuna patologia, se non un lieve recupero da esofageo, non ho alcuna rilevanza, perché La tua diciamo che siamo avventura. simili. La tua avventura, che di questo parliamo, no? Perché tu mi hai mandato un messaggio su Facebook in cui mi dicevi che sei un po' sparito dalla circolazione per un po' di tempo, insomma, eri rimasto assente dal canale, insomma, da Facebook, perché eri stato male, insomma, e mi dicevi che hai avuto, che sei stato in rianimazione per 50 giorni, se ricordo bene, e poi sei stato per un lungo periodo, per un altro mese, in malattie infettive, no? E quindi in qualche modo ti giustificavi così per la tua assenza. A questo punto, insomma, io ti ho chiesto se gentilmente eri disponibile a raccontare questa tua avventura, perché poi, insomma, come dire, non so quanti di noi poi hanno avuto l'occasione di parlare con chi ha passato
questa, una cosa come la tua, insomma, una cosa così forte, così importante come la tua. E quindi mi sembrava giusto che tu condividessi, insomma, questa esperienza che hai fatto, anche perché forse può essere di giovamento anche ad altri che ci ascolteranno, insomma. E quindi ti ho chiesto questo colloquio telefonico che adesso stiamo facendo e che stiamo registrando, no? Perché lo passeremo su YouTube. E tu sei stato gentilmente, sei stato disponibile, insomma, a telefonare, a questa telefonata, a raccontare questa storia. Quindi tu, in aprile di quest'anno, che eri una persona che stava bene e che eri anche una persona, a quanto mi dicevi, prudente, nel senso che tu, quando c'è stato il lockdown, hai seguito tutte le regole, no? Assolutamente. Innanzitutto non sono mai uscito, mai, tranne due spese che, ahimè... Sei uscito per andare a fare la spesa? Seppur abbia preso le dovute precauzioni, mascherina, distanziamento sociale e quant'altro, seguivo assolutamente tutte le regole in modo estremamente scrupoloso. E quindi, insomma, tu ricordi di non aver avuto contatti, insomma, pericolosi e di essere andato due volte soltanto a fare la spesa nel supermercato. E quindi riferisci il tuo malessere, insomma, cioè quello che ti è successo dopo, a un possibile contagio che puoi aver avuto la seconda volta che sei andato a fare la spesa al supermercato. È così? È così, anche perché... mi hanno spiegato che dal punto di vista scientifico, non avendo comunque, essendo stato assente da fuori dal mio posto di lavoro, non ho avuto alcun contatto sociale per un periodo che non poteva assolutamente essere stato in testamento. Quanto tempo dopo questa spesa al supermercato hai cominciato a star male? Ma dopo breve tempo ho iniziato ad avere una leggera quadriciatura oscillante intorno a 37,5, quindi nulla di preoccupante ovviamente. Ho contattato ovviamente il medico di base. Cerchiamo di essere precisi, gli hai telefonato o sei andato dal medico di base? Sono andato, era aprile. E quando sei andato, sei stato in ambulatorio normalmente? C'è stata qualche precauzione in ambulatorio o no? Sei andato così? Molto assolutamente ferreo, lo studio è uno studio medico controllatissimo, perché non ho avuto alcun contatto, neppure con lui ovviamente, okay. Con un distanziamento sociale elevato. Tu gli hai detto che avevi febbricola? Sì. E mal di gola, cosa hai, tosse? Sì, mal di gola, una tosse lieve e un po' di confusione, non so come spiegare, un sintomo che non avevo mai studiato durante periodi influenzali, diciamo così, ecco. E il medico ti ha detto? Il medico mi ha detto di assumere, nel caso in cui la febbre si fosse alzata, una lieve dose di tachipirina. E ti ha rimandato a casa? Esatto. E tu a casa come sei stato? Sono stato discretamente, nel senso che giorno, poi il tutto mi è passato, tra virgolette, per un paio di giorni, due o tre giorni, poi la febbre si è alzata notevolmente. Quindi è andata da, dicevi, 38,5? Esatto, da 38,5 in su. In su. E allora, dopo quanto tempo? Una settimana, due settimane sei tornata dal tuo medico? Quanto? Una settimana dopo, sei tornato dal medico e lui cosa ti ha detto? Ma lui mi ha detto mi ha prescritto un antibiotico, mi ha detto di assumere una dose maggiore di tachipirina per evitare e di non allarmarmi, perché comunque non si trattava di niente di preoccupante. Io avevo espresso la mia perplessità perché iniziava a circolare questo virus, ma lui mi ha accettato di non preoccuparmi, presumo. Tu gli avevi espresso tutto. Tu gli avevi detto al medico che eri preoccupato che poteva essere Covid? Sì.
non ha assolutamente mi ha detto che erano, che era un problema inesistente e assolutamente okay. Raro, nonostante i casi che sappiamo di Codogno e altre varie situazioni. E quindi, veramente gravi. E quindi sei ritornato a casa. Sì. Allora, una volta a casa, come sei stato? Sempre male. Male. Dalla mia fidanzata, aiutato. Però stavo sempre grigio e ad un certo punto ho iniziato a non respirare, a fare fatica, proprio a respirare. Quanto tempo è passato dopo l'ultima visita, insomma, quando sei stato peggio? Ma sempre circa una settimana. Una settimana. Certo, non so per preciso. Quindi allora hai cominciato ad avere anche disturbi respiratori, no? Oltre alla febbre che continuava e alla tosse, cosa avevi? Oltre alla temperatura avevo anche una tosse insistente diurna e notturna. Diurna e notturna. E sei ritornato un'altra volta dal medico, la terza volta? Esatto. E il medico cosa, sempre lo stesso, no? E il medico cosa ti ha detto? Mi ha detto che... Anzi, scusa, mi dicevi anche una cosa importante, che tu avevi chiesto che il medico venisse a casa tua? Certo. Ma ovviamente non essendo mai uscito una volta per mio padre, che era malato terminale, immaginavo già che non sarebbe certamente uscito per me. Scusate se ci rido, ma la tragedia è stata talmente importata, talmente elevata, che non posso fare altro che... Quindi il medico... Certa ironia. Tu avevi chiesto al medico che venisse a casa tua e il medico si è rifiutato di venire, capisco bene? Sì. Ok. Ho capito benissimo. E allora sei andato tu la terza volta dal medico? Esatto, esatto. E che risposta hai avuto? Ormai è abbastanza difficile, ecco. Sono andato. E che risposta hai avuto? Ho avuto la risposta di tranquillizzarmi che tutto sarebbe passato. E tu? Cosa hai fatto allora? Io sono tornato a casa e per farla breve, per non tediare gli ascoltatori, poi sono stato ricoverato, mi è stato detto che io ho rimasto completamente, nonostante abbia un'ottima memoria. Ma scusa, qua i tempi sono importanti. Allora, sei tornato a casa e dopo quanto... Perché mi dicevi una cosa importante, che sei tornato a casa, ma appena tornato a casa sei dovuto correre in pronto soccorso? Sì. È così? Sì. E appena arrivato in pronto soccorso... Ma sono stato ricoverato per sospetto Covid, è stato accertato subito, le mie condizioni dopo pochi giorni, rianimazione Covid-19, ci terrei a segnalare l'ospedale di Bustarzuzio, che è un'eccellenza, ho trovato un'eccellenza sia professionale che soprattutto umana. Però mi dicevi, quando ci siamo sentiti la volta scorsa, che... Dopo che sei stato dal medico la terza volta, tu sei dovuto correre poco dopo, non mi ricordo più quanto tempo, ma adesso lo dici tu, e ti hanno subito fatto la tracheotomia, perché eri in insufficienza respiratoria grave, è così? Esatto, io ero ormai incostante. Quanto tempo è passato dall'ultima visita alla tracheotomia? Pochissimi giorni. Uno o due giorni. Adesso non ricordo perché, ripeto, è rimasto completamente tutto. Quindi ti hanno tracheotomizzato e sei finito in rianimazione. Esatto, sono stato in a Busto Arsizio. Le mie condizioni sono peggiorate. Ok. L'ironia della sorte, mio padre era ricoverato in situazione ormai terminale per un carcinoma al polmone, a 40-50 metri di distanza nell'ospedale. La mia madre, 82enne, era a casa a ricevere telefonate dei medici che comunicavano con estrema sollecitudine la mia situazione, che sì, è stata estremamente grave per diverse volte. È importante per me, e forse anche per chi ci ascolta, sapere cosa si prova. Cosa succede a uno che finisce in rianimazione attaccato a una macchina? Tu ce lo puoi dire.
Ti lascio parlare finché vuoi. Sì, allora, il tema dell'identificazione, tutto questo ovviamente non lo ricordo, anche perché sono stato pesato fortemente, non ricordo quasi nulla, ricordo solo gli ultimi attimi di Francesca, la mia fidanzata, ma poi tutto è svanito. Ricordo il risveglio, le sensazioni da sedato sono solamente degli incubi incredibili. Non è l'incubo estivo nel quale ci si sveglia sudati, ma è una situazione che assume un senso di realtà fortissimo. Voglio fare un piccolo esempio. Io ero convinto di essere stato ricoverato in una clinica nella quale dei nazisti cercavano di assuefarmi alla morfina. So che può sembrare ridicolo, ma questo era assolutamente reale. Per me era reale, la mia percezione era reale. Io ho sentito un fortissimo, un ago che mi penetrava la coscia, una coscia che probabilmente era quello che poi è stato un catetere femorale, quindi parliamo di qualcosa di estremamente invasivo. Io lo ricollego a questo. E poi del periodo in rianimazione, eri attaccato alla macchina, no? Eri attaccato al... Assolutamente, 24 ore su 24 ero attaccato a respirazione artificiale, seguito da un laboratorio 24 ore su 24. La situazione, come dicevo, è stata... Cosa ti ricordi? Qualcos'altro ti ricordi, a parte queste esperienze oniriche, insomma, di risveglio, qualcos'altro ti ricordi di quel periodo? Allora, purtroppo mi ricordo tutto. Dico purtroppo perché il risveglio è stato drammatico. Non ricordavo, io ero convinto di essere una pezza, non so per quale motivo, pur non essendo un sociaiolo, diciamo così, una persona riservata. E sentivo appunto una dottoressa che strillava forte, in modo drammatico, Antonio, svegliati! Non capivo cosa fosse. Non chiudere gli occhi. Ricordo esattamente che strillava e ha strillato per più di un'ora per risvegliarmi. Al che mi sono risvegliato, poco a poco mi è stata comunicata la situazione e ho iniziato a riacquistare una certa coscienza. In una situazione qui entriamo nella tragedia, una situazione pazzesca in cui in questo reparto, che non è il reparto solito, cioè la cameretta d'ospedale in cui ci sono i due malati, ma una camerata nella quale persone, esseri umani, soffrivano, erano affetti continuamente da crisi iniziali. Io ho assistito a 3 o 4 arresti cardiaci in quali questi medici eroi, mi permetto questo termine, continuavano a muoversi, a vagare 24 ore su 24, ovviamente sono gli di tu. Anche tu hai avuto... un paziente all'altro con una sollecitudine incredibile. Io mi giravo la testa, vedevo un ragazzo che, di cui non potrò mai dimenticare, scusate l'emozione. Non potrei mai dimenticare, un ragazzo albanese che aveva crisi tutto il giorno e non si risvegliava. Adesso non so che fine abbia fatto. Quindi voltare la testa da una parte e vedere questo ragazzo che aveva 15-20 crisi epilettiche di ricomiziare al giorno. Mi voltare dall'altra parte dove un uomo di 60 anni che tremava, ma non in modo, come dire, nella modalità che possiamo immaginare che è fatta dall'emozione, ma nel modo concitato, direi disumano, al limite, penso al limite della tollerabilità umana. Anche tu hai avuto delle crisi epilettiche, vero, al risveglio? Sì, io ho avuto 3 episodi in 4 giorni, nonostante non abbia mai avuto problemi. Ricordo la dolcezza dell'umanità incredibile, con la quale i medici al mio risveglio mi accoglievano, ricordandomi degli episodi musicali ai quali avevo appartenuto,
la crisi. Ti si morsica la lingua. Ci si morsica in modo incredibile, come avere una mela in bocca, non so, scusate il paragone. Ma... E continui ancora tu una terapia antiepilettica, vero? Sì, sì. Nonostante io, devo premettere che comunque è importante, io sono veramente un miracolato, che ci sia presente o meno, mi sento un miracolato, perché nonostante abbia preso probabilmente in ospedale anche una pseudomona, che di per sé, come tu mi insegni, può anche non essere nulla di che, ma associato alla patologia del Covid-19 può assumere una gravità eccessiva, veramente eccezionale. Quindi io mi sono salvato, non ho fatto tutte le analisi, tutti gli esami possibili, non ho alcun tracico. Questo è già miracoloso. Sei stato... se mi permetti, penso che sia fondamentale che questo le persone sappiano. Dai media non si fa mai l'idea che il guarito, spesso è una persona in grave sofferenza, con effetti spesso non reversibili. Cioè, io ho conosciuto, ho sentito parlare, ho preso contatto con 27enni, 30enni, 32enni che hanno problemi, avranno dei problemi cronici a polmoni, reni, ad altri organi. Tantissime persone sono finite tra i cosiddetti guariti, tra virgolette, sono finite in psichiatria, alla neuro. Tu hai avuto anche un momento, mi dicevi, in cui pensavi che saresti morto, lo vuoi descrivere? Sì, è il momento più drammatico, più felice, scusate l'emozione, ma ne sono lieto, ecco. Più drammatico, perché ho avuto una crisi respiratoria, io mi hanno riferito poi che non si risolveva, cioè una crisi respiratoria è molto semplice da spiegare. Fate un esperimento, voi che ascoltate, e iniziate a impostare il cronometro, tappatevi il naso e bocca forzatamente per 50, 60, 70, 80 secondi, al che la mente inizia a vacillare. Quando si è al limite della sopportazione, si inizia a pensare, è finita, ma è veramente finita, e questa è una frase retorica che appare spesso in film. A me sembra che tutto sia proiettato al di là della nostra stessa esistenza, che appartiene a un mondo parallelo, non so come dire. Ecco, in questo momento, il momento più tragico della mia vita, io sentivo che poco a poco, in quei lunghissimi 10-15 secondi, le mie forze iniziavano a cedere. Anche perché, ovviamente, io ero ridotto ad un tronco umano, cioè i miei arti non rispondevano assolutamente più. Il movimento più ampio che riuscivo a compiere era un movimento delle mani di circa un centimetro al massimo, con estremo opposto. In quel momento vidi lo sguardo di Francesca, la mia fidanzata, che era di una reazione che non so da dove proviene, non voglio comunicare solo un'emozione in quel momento. E vidi lo sguardo di Francesca reagì, non so da dove venne la forza, riuscì a riprendermi, nonostante sentissi intorno a casi del tipo, casi di questi dottori disperati che dissero: Vigioli sta morendo, non ce la facciamo. Erano lì vicino, cercavano di rianimarmi, cercavano di aiutare meccanicamente la respirazione, ma sono riuscito ad uscire da questo momento tremendo. Tu non hai mai perso la speranza, vero? Non hai mai perso la voglia di lottare, è così? No, dal risveglio per me è stato un nuovo passo. Sono uscito ed ho riacquistato la fiducia, una fiducia nella vita più totale di prima, perché ne ho capito l'essenza profondamente, nonostante abbia vagato per l'arte, per i contatti umani, per tantissimi anni, non avevo veramente afferrato il senso. Ecco, in quel momento l'ho afferrato. Ecco, insomma, si considera anche, se posso permettere, che dopo si vive
respiratoria. Si passano 3-4 minuti nel quale è come quando ci si ingorda la bavola. Perché si respira, c'è un filo d'aria che entra. Questa è una crisi respiratoria di rianimazione. Non è il colpo di polpero. Il tutto unito a una situazione ovviamente di catarro intenso. Quindi pensate chi di voi ha avuto una broncopolmonite e di cosa si tratta. Cioè sono altri 5 minuti nei quali chi è lui si lotta, si conquista la vita secondo per secondo. Si lotta con tutte le forze possibili, non tante persone lottare. Purtroppo mi sono scorsi davanti tante persone decedute che non ce l'hanno fatta, forse per un caso, forse per una predestinazione, non lo so, forse è veramente tragico, che proprio si risolve poi dopo 4-5 minuti. Questo problema è stato presente per tutto il periodo del ritiro, con una frequenza di circa 10-15 crisi respiratorie al giorno. Al giorno. Non per la parte mia. Quando... Quando sei rientrato a casa... I che erano svegli, perché chi è rimasto sedato e non si svegliava, forse qualcuno non si è più svegliato. Senti, quando sei rimasto a casa, fisicamente come ti sei trovato cambiato? Mi dicevi che avevi perso 20 kg di massa muscolare? Dico bene? Sì, io ho perso oltre il 60% della massa muscolare, quindi praticamente dopo essere stato... Non voglio anche in questo caso parlare, nella mia zona, in una clinica cosiddetta di riabilitazione per circa 6-7 giorni, in cui venivo trattato a pesci in faccia. Venivo ritroverato, umiliato completamente da questi. Che sono passato veramente dal paradiso all'inferno. Quello è stato forse il momento peggiore di tutta la situazione. E poi, per fortuna la mia fidanzata ha preso in mano la situazione, anche perché lui era inerme, seppur estremamente cosciente dal punto di vista intellettuale e umano. Non volevano dimettermi. E la mia fidanzata ha preso in mano la situazione e lui reagì alle mutazioni di un primario che mi disse: ma guardi, c'è la possibilità che di una recrudescenza del male. Ecco, mi parlo di sensazioni, c'è un motivo. Perché venivo trattato in questo modo, io ero ovviamente al massimo della frustrazione. E sentivo nei turni le persone, il personale medico, non parlo di infermieri, diceva: va bene, avete alta nel corridoio, adesso andiamo dall'epilettico, strillando con assoluta superbia, con cattiveria. Penso che questo sia la cattiveria. Questo era un centro di... Perdonate, non ho alcun rancore, sono solo grato alla vita di avermi riportato nella nostra sede. Però ecco, trovo la situazione disumana. Perché sono uscito dall'ospedale, sono stato riportato a casa e per spiegarvi il livello emotivo a cui ero sottoposto, io ho avuto una tenuta resosa molto buona, perché ho fatto concerti, mi sono presentato, non mi sto parlando adesso, parlo di fatti reali, verificabili, mi sono presentato con gli altri della scala al puntuario Hall di Tokyo davanti a 2000 persone, quindi penso di avere una tenuta nervosa piuttosto buona. Quando sono rientrato in casa ricordo che avevo rimosso praticamente tutto lo spazio, cioè mi sembrava di entrare in un posto nuovo. Quando vidi, entrai in bagno, vidi la doccia, iniziai a piangere con un pianto di rotto, dicendo: ma non è casa mia questa. Io non riconoscevo il luogo, non riconoscevo le emozioni che avevo avuto in tempo in quel luogo. Io ero in una casa, un bilocale modesto, ma molto bello, molto, molto dignitoso, molto bello a livello di quello che posso fare. Sono molto fiero di questa casa, appunto, e
importante questo aspetto psicologico, perché spesso viene sottovalutato, considerato come una minorazione, tra virgolette, a livello sociale dell'individuo, mentre invece io penso che sia un valore aggiunto. Quindi tu hai fatto, allora, se ho capito bene, una settimana in questo ambiente di riabilitazione, in questo ospedale. E dopodiché, tramite l'intervento della tua fidanzata, sei tornato a casa e poi hai continuato a casa a fare riabilitazione. Allora, è venuto un terapista a casa tua? Com'è stato? Allora, le cose stanno così. Dopo aver preso contatto col medico curante, il quale ovviamente, essendo un presuntuoso, non aggiungo altri epiteti perché non sta mai fatto. Non ti ha neanche chiesto scusa, magari? Non ti ha neanche chiesto scusa, magari? Se questo medico telefonare alla nazione dice no, ma non è possibile che sta intubato, non è possibile. Lo dice anche mia madre, la quale era alcune dell'interazione per gestire l'individuo. Quindi, scusa, ho perso un attimo il filo. No, questo medico curante ha detto, no, non ti ha neanche chiesto scusa, immagino, del... Assolutamente no, assolutamente no. Quindi, insomma... tutto casuale. Allora, siamo... Penso che lui sia un negazionista, cioè, di quelle persone che dicono che il male non esiste, è una semplice influenza, che il resto è una conseguenza. Quindi, permettimi l'ironia, io ho trascorso un periodo di vacanza e rianimazione. È vero, dopo tutto quello che ho raccontato. Ci siamo inventati tutti, questo virus non esiste, è una situazione politica, io parlo solo della mia esperienza personale, non voglio dare alcun giudizio politico, non mi interessa, non è il mio compito. Sì, allora, poi a casa, dicevi, insomma, una volta tornato a casa c'è stata questa sensazione di in realtà di non riconoscere bene la casa, insomma, però hai ripreso a fare fisioterapia poi a casa, no? Sì. È venuto qualcuno a casa tua a farti terapia, o no? Sì, io ho contattato, hanno presentato un fisioterapista giovane, del quale voglio fare il nome, perché ha 27 anni, si chiama Riccardo Padovani, è un ragazzo che sta facendo Gavetta, e in università mi ha aiutato a far passo dopo passo a uscire dal letto, perché uscire dal letto a me sembra una cosa gradevole, dal punto c'è sonno, ma l'uscita dal letto in questi casi è un'esperienza drammatica. Nei primi tempi la mia fisioterapia consisteva nel riuscire a fare qualche passo, a uscire progressivamente dalla porta d'ingresso della casa, a fare con estrema difficoltà un gradino per volta, due o tre volte, rientrare in casa, avere una crisi di assenza, una crisi respiratoria, non di quella portata però, comunque pesante, perché nella dispnea, appunto, la mancanza di respiro, si soffre ancora tanto. Poco a poco, per questo percorso, ho fatto tutti gli accertamenti, ovviamente, un po' del sangue, vale, ricerche e si è scoperto che una particolarità del mio plasma anche mi ha salvato. Allora tu, da quando sei tornato a casa, allora hai avuto questa fisioterapia, insomma, non so, due o tre sedute alla settimana, immagino, così? Sì, anche di più. E poi chi ti ha assistito? La tua fidanzata e qualcun altro? Sì, la mia fidanzata mi ha assistito per tutto il tempo, 24 ore su 24. E qualcun altro oltre a lei? Allora, scusami. Era il risveglio in cui dovevo appunto andare ai servizi e dovevo essere accompagnato, perché il mio equilibrio sulle gambe era praticamente inesistente. Certo. Dovevo essere accompagnato. C'è stata qualche struttura pubblica che ti ha anche assistito in questo periodo poi di convalescenza a casa o no? No. Quindi soltanto la tua fidanzata? Soltanto lei. Io presumo, comunque non voglio colpevolizzare nessuno, che fosse, che essendo in un fatto di emergenza, lo Stato e la sanità stessa non siano usciti anche perché non...
marito, quindi non più a rischio, comunque tutti dovevano far fronte all'emergenza. Come sappiamo, tutto il sistema è andato un po' in tilt completamente. Bene, senti, l'estate, come l'hai passata poi, quest'estate? Ma allora, quest'estate è stata strana, perché io praticamente in aprile non ho mai visto, c'era una finestrella per tutto aprile, nella quale dopo la situazione vedevo il giorno e la notte, che si confondevano nella mia percezione, perché spesso veniva alterato completamente il mio sonno veglio. Io ricordo di essere stato anche parecchi giorni sempre sveglio, sempre con i nervi tesi, sempre. Alla fine, in questo periodo, il mio sistema ha ceduto, mi sono addormentato per qualche ora, però riassestare anche questo è stato strano. La mia estate è stata che poi troppo poco ho ripreso coscienza del tempo, coscienza del mese nel quale ero, coscienza della stagione, ed è stata un'estate estremamente faticosa perché a parte appunto il problema della fisioterapia, della ripresa, nel momento in cui vi sto parlando oggi è il 30 settembre se non erro, sì. Comunque ho una parestesia al mio sinistro, al labbro inferiore e in altre parti del corpo, ho una desensibilizzazione un po' alla cute, ho avuto per lungo tempo una parestesia alla gamba destra, quindi non sono ancora nelle condizioni ottimali, diciamo così. Sì. L'ho vissuta bene, nonostante difficoltà, comunque di voci che mi arrivavano, di persone che mi cavano, capito che è una situazione di dolore, quindi comunque... Allora veniamo un po' a una domanda un po' forse retorica, insomma, di prammatica, cioè i consigli che vorresti dare a chi non ha vissuto questa esperienza, ma che comunque corre un pericolo perché siamo ancora in fase di pandemia, insomma, cosa vorresti dire tu, che sei uno che è passato attraverso questa cosa, a chi comunque vive ancora in una situazione di pericolo, insomma, perché... Cosa vorresti dire? Beh, innanzitutto ovviamente di seguire le indicazioni, la mascherina, il distanziamento, il toccare gli oggetti, lavarsi le mani continuamente, non sono io a dirlo, al Ministero della Sanità e l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E soprattutto, lo so che può sembrare strano, non avere paura, non avere la nevrosi, la psicosi di questa situazione, perché penso... Sono convinto che questo possa essere una via di accesso al male. Io sono convinto che nel momento in cui una persona si preoccupa troppo, non si occupa, si preoccupa, ha più possibilità di essere colpito dal virus. Mi sento di dare un messaggio di speranza. E a chi nega e dice che questo virus è una semplice influenza, cosa vorresti dire? Ma a chi meno vorrei dire, faccia un giro di rianimazione Covid. Adesso i casi sono diminuiti, ma stanno purtroppo crescendo. Si veda passare davanti persone completamente distrutte dal punto di vista fisico, nervoso. Si veda in un minuto una crisi iniziale di una persona, un arresto cardiaco. Persone che si strappano i tubi e strillano. La disperazione, la vera disperazione. Scusa se mi permetto, l'orrore, come diceva Conrad. Provino a passare da questa situazione. Io lo augurerei già vinto. Ma questo mi farebbe cambiare idea. Penso che sarebbe un'occasione di crescita per tante persone. Tutti i negazionisti, a mio avviso, sono delle persone che hanno rimosso il problema dal punto di vista psicologico. Non accettano e non hanno le capacità psicofisiche per affrontare una problematica di questo tipo e si trincerano dietro al negazionismo. Voglio dire, non insegno nulla a nessuno, ma c'è chi ha negato l'Olocausto, non dimentichiamolo.
c'è chi ha detto che l'Inter non ha ammazzato, non ha terminato milioni di persone, quindi penso che la natura umana sia veramente qualcosa di insondabile da certi punti di vista. A questi negazionisti vorrei dire questo, fate un gesto così, per vostro piacere, sono un po' sarcastico, ma concedetemi, facciano un diretto, vadano a trovare le persone che soffrono. Senti, esperienze come queste, no? Sono i cosiddetti grossi traumi, no? Che cosa vuol dire? Vuol dire che segnano la vita in maniera fondamentale, cioè formano un taglio nella vita, per cui la vita è fatta di un prima e di un poi, no? Questo poi per te, come te lo immagini? Come è cambiata, ma come te lo vedi il tuo futuro adesso? No, me lo vedo molto bene. Perché io ho recuperato tantissimi ricordi, tantissime sensazioni sia dell'infanzia che dell'adolescenza. Quindi è come un rivivere. Io sono rientrato nella musica, nel senso che al momento non sono violoncello, ma sono pianoforte per il mio diletto. All'inizio con fatica, adesso con enorme entusiasmo, riascolto la musica, mi sembra di fare tutto, di vivere anche graziato da questo amore incredibile che mi ha salvato, è questo che mi ha salvato. Io capisco tutte le medicine del mondo, ma questo mi ha realmente salvato. L'amore, lo so che può sembrare banale, ma questo mi ha realmente salvato. Mi ha dato... Non è banale. Non è banale, dico, è una cosa importante. No, però a volte c'è chi si chiede, sappiamo benissimo, perché muoiono i bambini. I negazionisti mi rispondono, perché sono morti anche dei bambini per questo? Perché in misura minore? Perché? Io in futuro lo vedo roseo, nel senso che a febbraio, se Covid permettendo, mi risolverò, riuscirò a coronare questo sogno, che, al quale avevo desistito praticamente da 16 anni, perché non ho avuto una reazione stabile. Non ho mai avuto, non mi vergogno di dirlo, ne sono fiero, nel senso che non ho mai voluto attenermi a delle regole sociali che mi imponessero una figura, una presenza dei poveri imposti dall'alto di questa società che a mio avviso è malata, poi magari se ci sarà occasione e sarà interessante, spiegherò perché. Però non ho nessuno, vedo il mio futuro, e il 2 novembre riprenderò a lavorare con estrema fatica, perché sappiamo che la scuola è in crisi, tutti hanno il terrore, usano mille precauzioni, ma io so che quando ero entrato in classe, per prima cosa recupero una barzelletta, ragazzi. Una barzelletta per far capire loro che anche se c'è una sofferenza può riacquistare. È un grido, è veramente un tendere la mano a questa gioventù che ha un'occasione per maturare, un'occasione per uscire dai cliché che ci stringono, ci assillano. Questi cliché, io parlo da musicista, i ragazzi sono stritolati, crediamo nella gioventù, sono il futuro, sono loro, in parte noi. Crediamo in questa gioventù. Se la possono fare bene, questa è una grande occasione per loro. Ne sono convinto. Senti Antonio, io adesso stiamo quasi per concludere questa cosa, poi magari potrebbe essere interessante se magari qualcuno pone delle questioni ascoltando questo video, magari poi di ritrovarsi e di rispondere alle domande che eventualmente possono nascere in chi ascolta. Io ti vorrei chiedere, allora non ti faccio più domande, ma ti do 10 minuti per parlare di quello che vuoi. Allora, la vita secondo me è un bilancio continuo, ogni giorno si fa un bilancio, ma non in modo costrittivo, ma in modo costruttivo. Io mi auguro che questo Dio possa essere un'occasione
di maturazione, di coscienza del sé, di se stessi per questa società che si è affidata a un'informazione, a delle strutture disumane e inumane. Cerchiamo di ritrovare la relazione vera con il prossimo, con l'arte. L'arte sembra una parola vuota, vacua. A me dicono, ho incontrato nella mia fase di precariato, dirigenti scolastici dicevano, vai, dico, c'è uno di fare, è una materia non importante, come storia dell'arte, sono queste cose irrilevanti. Rispetto all'italiano, la matematica, che quanto c'ero, sono importanti, ogni materia è importante, ma sono delle occasioni per maturare. Noi siamo nel paese di Michelangelo, di Raffaello, di Pico della Mirandola, dell'umanesimo, siamo il centro della cultura occidentale, che abbiamo ereditato dai latini, non dimentichiamocelo, questo mi sembra fondamentale. Può sembrare didascalico e retorico, ma non lo è, riappropriamoci della nostra identità culturale, perché cultura è vita, non è l'Europa unita, non è, una volta si parlava del, non ricordo, il valore economico che sta dicendo, l'Europa non è quella, l'Europa è la nascita del protestantismo, l'Europa è Beethoven, l'Europa è Stravinsky, l'Europa è la ricchezza. Riappropriamoci di questa, è la nostra grande occasione questa. Se non lo facciamo, decadremo, siamo già una cultura in decadenza, come alla fine, a mio avviso, dell'impero romano, in cui si vedevano i selciati, si vedevano le strade ricoperte da erbe, si percepiva quella decadenza, che non è la decadenza dell'amico dell'Europa, non è quella decadenza che ha le antenne aperte verso il suo futuro, è una decadenza che porta all'infinimento, all'imbruttimento. Rileggiamo Dante, riascoltiamo Walter Zanardi. Queste sono le grandi occasioni della vita, poi ognuno segue la propria inclinazione, che possa essere nelle scienze, nell'area umanistica, ma non dimentichiamocelo. Io non potrò mai dimenticare il rispetto di questi medici verso la musica, verso i musicisti, verso l'artista, eppure appartenevano a un campo completamente diverso, erano le persone anche dal punto di vista culturale abbastanza umili, non avevano la pretesa, però avevano quel rispetto che accresceva la loro professione. Io ho espresso tutto in modo un po' concitato, anche perché a livello nervoso non sono ancora in perfetta forma, ma credo che il messaggio sia arrivato. Qual è il libro? Abbraccio tutti con speranza. Qual è il libro di Walter Zanardi, letto, no, non di Walter Zanardi, ma letto da Walter Zanardi, che consiglieresti di ascoltare? Vediamo. Ma allora, io direi tutto, ma non per piaggeria e per retorica, ma perché io mi sono avvicinato a Walter Zanardi per la musicalità della sua voce. E poi sono penetrato nel testo, mi catturò il suono della sua voce, questo suono fatto da tanta dinamica, da tanta vitalità e allo stesso tempo una sofferenza che costruisce una sensibilità che va al di là della lettura vuota d'acqua, tecnicamente, apparentemente perfetta, ma incomunicabile, ecco. Va bene, dai Antonio, dopo questa sviolinata o sviolonzellata. No, assolutamente, io dopo questo virus mi sono preso il lusso di dire cosa penso, ecco, questo lusso me lo sono preso, di dire cosa penso, che sento. Va bene. Io, poi, ognuno può scegliere, questa è la mia visione, la mia sensibilità. Va bene, allora senti, io ti ringrazio molto, ci fermiamo qua e lasciamo la disponibilità di eventualmente, se qualcuno ha delle domande da fare, delle questioni da porre, delle obiezioni, che so io, insomma,
se nascono delle questioni dalla discussione su questo video, se ci sarà, restiamo con il proposito di risentirci, magari di rispondere, magari proprio di rispondere alle domande che vengono poste, insomma, quindi con questo obiettivo. Va bene? Siamo a disposizione. Assolutamente. Ti ringrazio molto, Antonio, sai, grazie per questa cosa e dai, a presto. Grazie a te di avermi dato questa opportunità, spero che possa essere utile per qualcuno. Speriamo, perché questa è la cosa più importante, insomma, che esatto. Si crei un... Devono avere una incisività sulla realtà, come diceva il nostro Serenio. Altrimenti la società d'arte deve essere assolutamente in contatto con la vita. In contatto e non in contatto, in quella sfera che coincidere con la realtà non coincidere. Sì, ma è che anche quello che io trovo è che tante cose, tante persone, ci sono tante chiacchiere, come dire, teoriche, senza che ci sia il rapporto con l'esperienza pratica, insomma, no? Le cose, come dire, la sensazione della realtà si può venire da chi attraverso l'esperienza ci è passato, insomma, no? E per questo per me era importante fare questa intervista con te, no? Perché tu sei un testimone vero, insomma, no? Mentre spesso si parla delle cose per sentito dire, senza conoscere le cose, senza essere entrati nelle cose. Così spesso è anche con i libri, insomma, no? Si parla dei libri, si parla delle poesie, senza, o anche della musica a volte, senza essere entrati in queste cose, senza averli letti magari i libri, senza aver ascoltato le musiche. E questo invece le testimonianze sono molto importanti. Grazie ancora Antonio e a presto. Grazie a te. Un abbraccio. Un abbraccio. Ciao. Ciao.